Vai. Ciao bimbi, come state? Spero tutto bene, spero che non vi stiate annoiando molto. E proprio per non farvi annoiare, vi abbiamo mandato un altro video su un altro argomento di italiano, che è il verbo avere. Però prima volevo ricordarvi che voi avete già conosciuto un altro verbo speciale, che è il verbo essere. Adesso sicuramente lo sapete, che è quella E con l'accento. Ok, amori? Adesso passiamo invece al verbo avere, che è la A con la H. Vi chiederete, ma quando lo usiamo? Adesso ve lo dico e poi così non ve lo dimenticate più. La usiamo quando vogliamo esprimere un possesso. Per esempio, io dico, Anita ha una bambola. Vedete che la A che vuol dire avere? La H. Oppure una sensazione. Anita ha sonno. Oppure ha fame. Oppure ha freddo. Sono tutte sensazioni che hanno bisogno della H per venire espresse con la A, ovviamente, di avere. Oppure questo verbo lo usiamo con la A e con la H quando aiutiamo gli altri verbi al passato. Per esempio, io posso dire Laura ieri ha mangiato. Il verbo che si aiuta è il verbo mangiare e la A va con la H. Ok, amori, adesso fate tutti gli esercizi che vi abbiamo mandato per capire meglio questa spiegazione e vedrete che sarà facilissimo. In ogni caso, se avete del dubbio, scriveteci. Ciao, amori!